Piove a Messina e subito si creano fiumi nelle strade cittadine, creando i conseguenti disagi e pericoli sia per i cittadini che per i mezzi. Il tempo passa, ma ad ogni pioggia Messina si trova impreparata, con un sistema che dovrebbe far fluire l'acqua piovana che non riesce a far fronte alle necessità. Il primo acquazzone di stampo autunnale ha messo a nudo tutto ciò che non va in città. Dalla nuova via Don Blasco al rione Zafferia, al Boccetta, tutte vie allagate con centimetri e centimetri d'acqua, tanto che il manto stradale del viale Boccetta ha subito una deformazione. Nella strada in discesa, all'altezza di Fontana Arena, si è aperto un'enorme voragine tale da necessitare la chiusura dello svincolo in discesa ai mezzi pesanti. Pare che l'asfalto si sia gonfiato di circa un metro a causa dell'acqua, così ad ogni intemporale ai messinesi viene ricordato quali strade una volta erano torrenti e fiumi. In pochi minuti di pioggia le strade si trasformano, riacquisendo la loro forma naturale. Ciò però non dovrebbe essere la normalità. Come superare perciò questa ciclica emergenza? Di fronte a piogge sempre più torrenziali, l'amministrazione deve fare una verifica urgente su ogni aspetto, cercando soprattutto soluzioni che possano prevenire ed evitare tali situazioni. Come quella verificatasi a Zafferia, dove un normale evento piovoso ha causato l'esondazione del torrente, creando paura, danni e disagi. Serve cura del territorio, manutenzione, solo così si potrà mettere tutto in sicurezza ed evitare questo tipo di eventi.